Abbiamo visto un Topeng Tua, la maschera balinese del vecchio. Quanta energia è necessaria per rappresentare un anziano? La debolezza e l'affaticamento vengono espressi con il loro opposto, una profusione di dettagli e di reazioni vitali. Cerchiamo di vedere come si arriva a questo saper fare, a questa tecnica che permette allo spettatore di vedere un comportamento che attrae la sua attenzione e a volte lo affascina e lo commuove. Però prima vorrei dedicare questa lezione al danzatore balinese I Made Pasek Tempo, che avete visto danzare con la maschera del vecchio. Avevo invitato Tempo come uno dei maestri in un seminario sulla danza e sul teatro balinese e giavanese tenuto all'Odin Theatret nel 1973. Nel 1979, Tony Coates, uno dei miei attori e collaboratori all'ISTA, aveva lavorato con Tempo a Bali e io avevo seguito il loro lavoro. Era naturale che invitassi Tempo a Bonn alla prima sessione dell'ISTA, la Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale. Oriente e Occidente, tradizione dell'attore e identità dello spettatore. Con questa ipotesi di lavoro si è sviluppata nel Salento la quinta sessione dell'ISTA, la Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale, fondata e diretta da Eugenio Barba, uno dei più prestigiosi registi contemporanei. A questo progetto di ricerca
partecipano un gruppo di maestri indiani, giapponesi e balinesi e un'equipe di studiosi di teatro. Che cos'è il teatro a livello professionale? Prima di essere una situazione di rappresentazione, prima di diventare una relazione tra attore o attori e spettatore o spettatori, il teatro professionalmente e l'attore o gli attori che vogliono o debbono essere in grado di attirare e guidare l'attenzione dello spettatore nella comprensione di un messaggio o alla scoperta di un significato personale. L'attore è un uomo come gli altri, eppure nel momento in cui sale sulla scena non può essere un uomo come gli altri. Questo essere in grado, questo verbo essere in grado di saper attirare, saper guidare l'attenzione, lo obbliga a rinnegare il suo comportamento quotidiano, che altrimenti non avrebbe nulla di comune e non riuscirebbe ad accendere l'interesse dello spettatore. Allora l'attore si trova a dover nascondere, a dover negare il suo comportamento quotidiano per utilizzare tutto un altro comportamento, un comportamento scenico o un comportamento extra quotidiano, dove rivela il senso e il dinamismo del comportamento quotidiano. Ed è attraverso questo comportamento extra quotidiano dell'attore che lo spettatore può confrontarsi e quindi riflettere sul suo proprio comportamento quotidiano. Quando parlo di comportamento quotidiano, parlo dei diversi livelli che questo implica: il livello biologico del muoversi, ma anche il livello sociale, il comportamento sociale. E qui subito possiamo dire che quando si parla di comportamento quotidiano e di comportamento extra quotidiano, in realtà parlo di tecnica. Quello che noi chiamiamo tecnica in teatro è un certo modo di comportarsi, di usare la nostra presenza materiale, la nostra voce, quello che è visibile, percettibile dal di fuori, dallo spettatore. Allora, se esiste un comportamento extra quotidiano, cioè una tecnica, un modo di usare questa presenza materiale, deve anche esistere una tecnica quotidiana, un modo di usare la propria presenza materiale secondo la cultura in cui uno è nato, secondo l'ambiente in cui è cresciuto, secondo lo stato sociale in cui è stato allevato. Allora si può parlare di tecnica quotidiana e tecnica extraquotidiana, oppure di comportamento quotidiano o comportamento extraquotidiano. Quello che professionalmente per noi è essenziale è renderci conto come l'attore attui, realizzi questa transizione, questa trasformazione, cioè questo passaggio da un comportamento
che non attira l'attenzione a un comportamento che possa attirare l'attenzione. Questa è Sanjukta Panigrahi, danzatrice indiana di Odissi. Le chiedo di camminare fino alla sedia e sedersi come fa normalmente. Notate l'atteggiamento rilassato con cui sta seduta. La prego ora di ripetere la stessa azione, ma come danzatrice. Si nota subito come l'impostazione del corpo cambi nettamente. Il modo di camminare non è più diretto, funzionale. Sanjukta attraversa lo spazio seguendo un percorso non lineare, discontinuo, che sorprende e stimola l'attenzione. Osservate come ora, stando seduta, impegni la spina dorsale, tendendola verso l'alto per contrastare la forza di gravità. Vediamo come si realizza il passaggio da una posizione quotidiana a una posizione extraquotidiana. L'equilibrio viene alterato, si creano opposizioni e nuove tensioni e ciò che prima era familiare e statico diventa dinamico, suggestivo e drammatico. La ricerca dei principi che provocano queste trasformazioni è uno dei compiti dell'antropologia teatrale. Nella vita quotidiana usiamo il nostro corpo secondo tecniche differenti. Sono i molti modi con cui uomini, donne, bambini e vecchi si servono del loro corpo, uniformandosi alla tradizione e alle regole della loro cultura. Il corpo è il primo oggetto tecnico dell'essere umano, quindi tecniche per camminare, stare seduti, alzarsi, spingere, sollevare pesi. Le tecniche quotidiane cercano di risparmiare l'energia per ottenere il massimo del risultato. Al contrario, in situazioni di rappresentazione, l'attore e il danzatore usano tecniche extraquotidiane che richiedono un maggior impiego di energia. Nelle tecniche extraquotidiane, l'attore ricrea l'equivalente dell'agire quotidiano, ma lo dilata, lo intensifica e lo strania, stimolando così la percezione e il senso cinestetico dello spettatore. La danzatrice balinese Svasti Bandem sta ricreando l'equivalente di un determinato comportamento quotidiano. Si tratta della sincronia comportamentale, ovvero la stretta relazione tra movimenti della testa e delle mani e il ritmo e gli accenti energetici delle parole. Guardiamo una conversazione tra diverse persone in una situazione di vita quotidiana. Notate come reagiscono all'energia delle parole degli altri. Adesso guardiamo la stessa conversazione, ma senza suono, in modo da notare la sincronia comportamentale, un fenomeno a cui non prestiamo molta attenzione nella vita normale, ma che è essenziale per il senso cinestetico. Guardate ora come, secondo la tecnica extraquotidiana, Iwayan, il figlio di tempo, dilata la gesticolazione e le reazioni della testa, trasformandole in stimoli visuali
che bombardano il senso cinestetico dello spettatore. Si tratta della danza balinese Jauk. Ancora un altro esempio di trasformazione della sincronia comportamentale in tecnica extraquotidiana, questa volta nell'opera di Pechino. E infine la sincronia comportamentale nella danza Odissi di San Giucte. Si potrebbe pensare che questa trasformazione radicale del comportamento appartenga solo alle forme tradizionali dei teatri asiatici, ma il passaggio dell'attore e danzatore da una tecnica quotidiana a una tecnica extraquotidiana è presente in tutte le forme e tutti gli stili. Qu'on massacre tous les députés du peuple! Et toi, ma reine? J'appelle toutes les armées de mon pays pour venir massacrer Paris et me rétablir dans ma toute puissance! Suivez-moi! E come che se la gode, signori? E questo mio baule? Gelù. Portatelo nella mia camera. Qual è la sua camera? Domandatelo al cameriere. Siamo d'accordo, 30 soldi. Andate che vi pagherò. E non mi seccate. Adesso, adesso devo il baule. Che gran persone gentili che ne ti facchini. Sei stato alla posta? Aspetta. Lettere ve ne sono? Anche ce n'era una per Ciaciorella. Bene, dov'è? Vela qua. Ah, no, quella qua. Oh! Oh! Questa lettera è stata aperta. Aperta, non più. Aperta e sigillata ora. Col a me non sapevi come ti ah, non lo sapresti, Piccone indegno. Chi ha aperto questa lettera? Ah, non chi ha aperto questa lettera? Voglio saperlo, dillo subito. Parla! Che non pensavi di mettermi la porta? La porta che non legge a mio amico Poglaggio in palazzo. La legge a mio amico. La prima domanda per non, per carità. Allande, allande. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing
end them. To die. To sleep no more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Is a consummation devoutly to be wished, to die. Questa molteplicità di stili e forme rispetta però solo due convenzioni. La prima è la convenzione della formalizzazione, cioè un modo di comportarsi stilizzato e straniato che non è simile al comportamento abituale della vita privata e sociale. La seconda è la convenzione della verosimiglianza, in cui l'attore e il danzatore si riportano al comportamento quotidiano e lo ricreano nella sua varietà. La vita presto è costretta. L'ora è smetta a calore di spesso, visto forse volta e costretta. Io ho mirato il restante, il profumo di essa che è di panza. Sono diritto alla scena di che è stata. Ho bello questo tanto, lui se ne è stato stimbissa, ne ha urgato a loro. Andrefti che ti ho rito vasilia in uomo. Pucaneto na trea, o a trea sgenise dio ius. Menela oso enas o defteros pateras mu omegas agamemnon i clitemnistra mana mu che ugo. Ifigenia. Fino alla fine del 1800 gli attori di tutte le culture e tradizioni si esprimevano attraverso la convenzione della formalizzazione, stilizzando il loro comportamento. La convenzione della verosimiglianza fu introdotta in Francia nel 1887 nel Théâtre Libre, un teatro amatoriale diretto da André Antoine, che voleva riportare sulla scena la visione naturalista dei romanzi di Émile Zola e i drammi innovativi di Henrik Ibsen e August Strindberg. Mai nella storia del teatro gli attori si erano comportati come nella vita quotidiana, dando le spalle agli spettatori o appendendo in scena un quarto di bue sanguinolento. Fu una rivoluzione per la tecnica dell'attore. La convenzione del comportamento verosimile che si ispira al quotidiano fu immediatamente ripresa dal cinema, una forma di spettacolo che stava sorgendo e che diventò dominante durante il XX secolo. Ritorniamo al passaggio dal quotidiano all'extra quotidiano. E vediamo un esempio occidentale di convenzione formalizzata. Si tratta del mimo corporeo che è stato il campo di ricerca di Étienne Decroux. Ce lo presenta uno dei suoi stretti collaboratori, Tom Libart.
Il passaggio da una tecnica quotidiana a una extra quotidiana implica un apprendistato cinestetico particolare. Un giovane che vuole diventare attore o danzatore deve apprendere facendo, deve assimilare un nuovo modo di pensare se stesso e la sua presenza nello spazio. Si allontana dalla sua spontaneità e si dedica a sviluppare un'altra anatomia che stimola la percezione degli spettatori e permette loro di dialogare con le proprie energie interiori, le proprie memorie e i propri fantasmi. Ecco alcuni esempi di apprendistato di tecnica extra quotidiana. Il primo esempio è uno dei primissimi documenti sul teatro Kathakali indiano, realizzato nel 1963. I bambini cominciano a 10 anni un apprendistato che dura 8 anni. Qui salutano il maestro e si ungono il corpo con olio. Gli esercizi insegnano una nuova postura, un'altra maniera di muoversi, appoggiandosi sui lati esteriori del piede, alterando così l'equilibrio.
Il maestro fa un massaggio con il piede per ammorbidire i muscoli e deformare le ossa per rendere più agevole la posizione di base che gli allievi dovranno assumere. Gli esercizi degli occhi hanno un ruolo importante per l'espressività del viso. Ecco gli allievi a prendere diverse reazioni emotive. I gesti delle mani, chiamati mudra. Ogni mudra ha un significato. L'attore illustra la storia con i mudra, mentre un cantante la racconta a parole. Il maestro mostra movimenti e posizioni stando seduto, gli allievi ripetono in piedi. Osservate i sats, gli impulsi del maestro, la precisione della sua energia concentrata ma assorbita. Spettatori nel cortile di un tempio durante uno spettacolo che dura tutta la notte. Questo film mostra l'apprendistato del clown. È stato ripreso all'Odin Theatret nel 1969. Insegnano Carlo Colombaioni e Alberto Vitali. Là. Attenzione, guarda. No, perché tu?
Allora, è dannato, eh? Vieni qua. Se tu va. Non è possibile, eh? Ale! Guarda, questo no così. Ma così. Bene. Fatto scene sinu, però. Stai normale, forza. Ale, uno, due. Dai, su, su, non ti rompere, su, energia, energia, bambina, su, su. Ale, uno, due. Dai, dai, ancora, perché ti rompi? Su, su, non ti rompere. Addrizza le gambe, eh. Ale, uno. Guarda. Uno e due. Uno. Non andare a cercare la terra, non andare a avere paura. Ferma, normale. Ale, uno, due. Brava, 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 brava. Ancora. Lo, spingimi. Tu spingi all'incontrato, cioè. Tu spingi in giù, vedi, spingi in giù, sì, non in giù. Capito? No. Yes. Bene, perfetto. Allora, bene. Su, su, Ale, 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 su, su. Ale, dai, dai, così, 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 via, 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 via. Stop, alti indietro, via. Katsuko e Kano Azuma dimostrano il modo di insegnare una danza kabuki in Giappone. Siamo alla sessione dell'Ista di Holstebro nel 1986. La maestra mostra e l'allieva imita. Ancora un altro esempio di apprendistato mostrato alla sessione dell'Ista di Holstebro. Si tratta dell'apprendistato del Gotipua in India, bambini che apprendono danze femminili da rappresentare nei templi. A insegnare è Kelucharan Mohapatra, un famoso interprete di danze femminili nella danza Odissi, che cominciò come Gotipua e che è stato il maestro di Sanjukta Panigrahi.
Avec le rythme. Le tecniche extra quotidiane da una parte attirano l'attenzione e dall'altra impediscono di prevedere il movimento che seguirà, sorprendendo chi guarda. Non sono utilizzate solo in situazioni di spettacolo organizzato come il teatro e la danza. Le troviamo in molte altre circostanze della nostra vita, per esempio quando prendiamo un aereo. Rear of the cabin, left and right. Two doors at the front of the cabin, left and right. There are two window exits at the center of the cabin, left and right. All exits are clearly marked, the life jacket stowed in a pocket underneath your seat. When instructed, remove the jacket from its pocket sharply. There's a mouthpiece for further inflation, a whistle to attract attention, and a light which comes on automatically once in contact with water. The life jacket must not be inflated. Quando ho chiesto a un'indossatrice sul suo modo di sfilare, mi ha mostrato che il suo addome era contratto, le ginocchia leggermente piegate, i piedi si incrociavano camminando, la spina dorsale era eretta e lo sguardo era fisso e puntato leggermente in alto. Ha concluso dicendo: «Il compito di un'indossatrice è di non esprimere, solo far vivere gli abiti che indossa».
male i ciocchi, nasce armischi stroi. Le tecniche extra quotidiane sono soprattutto presenti nella vita militare. Thank you.
tecniche extraquotidiane sono caratterizzate da un ritmo radicalmente diverso da quello della vita normale, come nel Tai Chi. Come nel Makulele, una lotta con bastoni della cultura afro-brasiliana che oggi è una danza popolare. O la capoeira, un'arte marziale dove sono le gambe a colpire l'avversario, seguendo il ritmo della musica. Altre volte il ritmo è discontinuo, con accelerazioni e arresti improvvisi. Ora vediamo una situazione che sfrutta la spettacolarità extraquotidiana delle arti marziali. È un baratto, uno spettacolo basato sullo scambio
tra la popolazione del Salento in Italia e i maestri dell'ISTA nel 1987. Un'arte marziale, un'antica danza scherma, vive ancora oggi nelle tradizioni popolari salentine, come dimostra quest'uomo che affronta suo figlio in una sorta di duello. È un antico rituale di sfida al coltello, in cui, al ritmo dei tamburelli, le mani sostituiscono l'arma e gli affondi diventano passi di danza. Danzando la propria cultura, si mescolano ora diverse tecniche marziali. Ciascun danzatore affronta con il proprio stile un avversario di un altro continente. Ha dell'incredibile questo confronto tra la forza ammaliatrice della balinese Svasti Bandem contro i gesti rudi ma delicati di Uccio Bandello, un contadino del sud che dà vita a una sorta di duello cortese. Le arti marziali in Oriente hanno spesso determinato l'invenzione di danze, come dimostrano questi attori balinesi che si ispirano all'arte marziale più popolare in Indonesia. E alla fine ritroviamo i Made Pasek Tempo e la sua danza con la maschera del vecchio.